All'Olimpico Lazio-Palermo in match che promette spettacolo, con Papadopoulo in panchina e biancocelesti hanno cambiato marcia. Tre vittorie consecutive, anche se quella in Coppa Italia non è servita alla qualificazione. Dall'altra parte c'è il solido Palermo di Guidolin, terza miglior difesa del torneo. I rosanero però hanno vinto una sola volta fuori casa, Brescia. Lazio senza Di Canio influenzato, ma con Bazzani al suo esordio in campionato con i capitolini. Ex della gara i gemelli filippini. Nel Palermo Zauli Brienza alle spalle è l'unica punta Toni. Partono bene gli ospiti con una bella punizione che sfiora l'incrocio dei pari del solito Corini. La risposta della Lazio al tredicesimo, Liverani dentro per Rocchi che si gira di sinistro e centra il palo. La partita è bellissima e un minuto dopo il quarto d'ora i padroni di casa passano in vantaggio. Cross pennellato di Liverani, Guardalben esce male, Bazzani di testa in sacca per la sua prima rete in biancoceleste. Per l'attaccante arrivato in prestito dalla Sampdoria non poteva esserci esordio migliore. Bazzani è il tredicesimo marcatore diverso della Lazio in questo campionato. Davvero bello il colpo di testa di Bazzani. La risposta del Palermo arriva al 34esimo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Toni da due passi si coordina di destro. Miracolo di Sereni che riesce a bloccare. Al 39esimo però la Lazio ha la grande chance per raddoppiare. Cesar è incontenibile sulla sinistra, guarda al centro e serve indietro un liberissimo Antonio Filippini che prende la mira ma spara incredibilmente alto sopra la traversa. Passano pochi secondi e il Palermo rischia ancora il patatrac. Rocchi però non approfitta di un errore della difesa siciliana, guarda il bene, attento e blocca. La Lazio spreca e il Palermo pareggia con il classico schema Corini-Toni. Punizione con il contagiri del primo e colpo di testa vincente del secondo lasciato solo in area di rigore. Per il numero 9 rosanero è il sesto gol stagionale. Un primo tempo bello e con continui capovolgimenti di fronte si chiude sull'1-1. Nella ripresa nessun cambio nelle due squadre. Secondo tempo decisamente sottotono rispetto al primo. Ci pensa Zauli a non far rimpiangere la prima frazione con un gol che da solo vale il prezzo del biglietto. Minuto 66. Corini dentro per il numero 10 rosanero che si coordina con il sinistro al volo in fila all'incrocio. Gol fantastico. Per l'ex vicentino è il terzo sigillo stagionale. Doccia fredda per la Lazio, Papadopoulou tenta il tutto per tutto e inserisce la terza punta, Pandev al posto di Cesar. Al 75esimo Bazzani di testa non inquadra la porta. All'86esimo ancora Lazio pericolosa, ci prova Liverani con un sinistro dal limite deviato, Guardalben si rifugia in calcio d'angolo. Ma allo scadere il Palermo con un contropiede micidiale mette in cassaforte i tre punti. Zauli allarga per Santana sulla destra che salta dalla Monti e consegna a Toni la più facile delle palle gol. Il piatto destro dell'ex attaccante del Brescia non perdona. Per Luca Toni doppietta personale. All'Olimpico finisce 3-1 per il Palermo, alla seconda vittoria stagionale fuori casa che sale così a quota 28 punti, agganciata la Samp di Novellino. Per la Lazio prima sconfitta della gestione Papadopoulou e 23 punti in classifica. Fica.